Ciao a tutte ragazze, ben ritrovate nella mia cucina. Oggi vi andrò a proporre una ricetta molto gustosa da fare, è veramente facile, bucatini a forno. Vediamo gli ingredienti che occorreranno per realizzare mezzo chilo di bucatini a forno. Oggi ne andrò a fare un po' di più perché non sono solo a casa, ho mia madre e i parenti e per questo andrò a realizzare questa ricetta. Ci occorreranno 3 pelati a cubetto, questi qui, ci occorrerà 150 g di prosciutto cotto a dadini, 150 g di prosciutto cotto a fette, una mozzarella sana, io l'ho già fatta a cubetti, 400 g, ho usato la mozzarella Santa Lucia, poi ci occorreranno mezzo chilo di bucatini, un po' di origano, un po' di aglio, un po' di sale e formaggio. E per prima cosa andiamo a prendere una scodella, così, e andremo a versare tutti e tre i nostri pelati dentro, crudi, in questa maniera, così. Facciamo la procedura con tutte e tre. Andiamo ad aggiungere un po' di olio, su 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, mettiamo il sale, quello che basta, mettiamo l'origano e l'aglio e lo lasciamo riposare almeno 10 minuti. Poi vi faccio vedere, al momento che la pasta è cotta, come andremo a procedere per il condimento. Un bacio e a dopo! Prendo una teglia e vado ad adagiare un po' di composto di sugo sotto la teglia. Questa è la mia pasta in bucatini al dente. Mi metto un poco di pomodoro, un po' di formaggio. Tutto a crudo, mi raccomando. E li vado a girare. Vado a mettere prosciutto cotto a dadini, l'ho spolverizzato con il formaggio, vado a distribuire il prosciutto cotto, la mozzarella e poi il cotto a fette. Aggiungo altro pomodoro pelato e altro formaggio e poi ricopro con la pasta rimanente. Facoltativo, dopo aver messo la pasta rimanente, vado a spolverizzare un po' di pangrattato. Mi raccomando, il forno ben caldo, almeno per 15 minuti, 20 minuti. Questa è la pasta appena cotta. Ragazzi, spero che la ricetta vi sia piaciuta e la potete fare come tutte le mie ricette. Vi do un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao!